vi faccio vedere un esempio di come anche in Italia, questa mattina dal Corriere della Sera, la storia di Oscar Farinetti, fondatore di Italy, scritto Eatali, quindi insieme la crasi di cibo e Italia, diciamo. La sua azienda è pronta ad assumere 800 persone, però dice che bisogna che si cambino le regole del mercato del lavoro. E noi siamo andati a Milano, è andata per noi Patrizia Viola, a raccontarvi questa storia, che è la storia di Groupon, l'azienda leader mondiale negli acquisti online, e a vedere qual è la situazione a Milano dove si assume. Si assume, attenzione, per lo più a tempo indeterminato. Vediamo. Ma l'idea di Groupon nasce 2 anni fa qui in Italia, nel 2008 negli Stati Uniti, per far scoprire ai nostri utenti internet tramite www.groupon.it la loro città in maniera differente. È un sito che vende esperienze e l'utente compra un'offerta a un forte sconto, ma non è necessariamente un prodotto di crisi. I nostri utenti hanno sempre voglia di provare qualche nuovo servizio e concedersi un lusso, un fine settimana romantico in un agriturismo o in un hotel 5 stelle in qualsiasi momento economico. Noi abbiamo fondato l'azienda qui in Italia 2 anni fa, siamo oltre 400 persone già solo in Italia e stiamo assumendo fortemente anche nei prossimi mesi. Noi vogliamo che una persona che lavora con noi apprezzi il nostro servizio e viva l'azienda. Noi siamo tutti utenti, un'azienda giovane fatta per un pubblico giovane, l'utente Groupon mediamente tra i 24 e i 44 anni, noi in media abbiamo un'età tra i 28 e i 30 anni qui in azienda. Breve curriculum. Sì, ho 35 anni, prima di Groupon ero assistente di volo, avevo un ristorante ancora prima. Sono entrata in Groupon perché ho amato da subito l'idea e adesso è 1 anno e 2 mesi che ci lavoro. È un lavoro che mi dà stabilità perché siamo in molti e la gran parte di noi ha un contratto a tempo indeterminato che di questi tempi insomma è anche difficile da trovare. E noi all'inizio facciamo dei contratti a tempo indeterminato, normalmente di 6 mesi, e da lì in poi dovrebbe essere sufficiente per capire se qualcuno riesce a lavorare con noi. Il lavoro l'ho trovato in un annuncio su internet, sono lavorato in pubblicità quindi cercavo qualcosa che fosse veloce, mondo internet, divertente. Questa era l'idea iniziale, quella che adesso si è concretizzata, quindi no, era proprio una scelta voluta e per adesso sta andando bene. Quindi... Hai paura per il futuro o invece ti senti tranquillo? Mi sento molto più privilegiato di tutti gli altri qua dentro, chiaramente, qua mi sento sicuro. Posso chiederti più o meno quanto guadagni o non si può dire? Bene. Qui da noi abbiamo una percentuale di più o meno un 60% di donne, sia in azienda che anche nei nostri utenti, perciò è un'azienda molto giovane e anche molto femminile. Il mio inquadramento è molto buono qua dentro, anche a livello contrattuale, e come me altre persone penso sono a tempo indeterminato, quindi io magari personalmente sono fortunata. Noi abbiamo avuto la fortuna che il nostro business va molto bene e che noi continuiamo ad assumere, stiamo assumendo verso le prossime 200 persone nei prossimi mesi, perciò noi siamo in fortissima crescita. E il tuo primo impiego? Sì, sono appena uscita da scuola. Io penso che questo sia un punto di riferimento per molti giovani che vogliono cercare lavoro. Sicuramente nel nostro mondo di internet giovane anche le persone che vengono a lavorare con noi non cercano il lavoro per il resto della loro vita. Le nuove imprese via web, queste start-up sono l'unica fonte di occupazione per i ragazzi oggi. L'Italia è sempre un po' indietro nell'e-commerce in Europa, cosa che sta cambiando. Penso che anche con Groupon abbiamo portato tante aziende ad andare la prima volta a vendere i loro prodotti in internet e anche tante persone a comprare tramite Groupon per la prima volta un qualcosa di attrattivo online.